premio alle famiglie più buone d'Italia. Donna Carla Gronchi giunge all'Istituto della Pia Opera di San Paolo, dove ha luogo la premiazione. Una giuria presieduta dal sacerdote Don Giacomo Alberione, fondatore della rivista Famiglia Cristiana, ha esaminato migliaia di segnalazioni giunte da ogni parte d'Italia e ha proceduto quindi alla scelta delle tre famiglie ritenute le più esemplari dal punto di vista umano e religioso. Nel piccolo teatro dell'istituto, presenti Donna Carla Gronchi e il Cardinale Cento, Don Giacomo Alberione rivolge un breve saluto agli illustri ospiti. Donna Carla consegna il primo premio di 500.000 ai coniugi Loriga. Pur avendo 9 figli, essi hanno adottato prima una orfanella, poi 6 nipotini rimasti orfani. Il secondo premio di 300.000 lire viene consegnato alla famiglia Callegaro. Teresa Callegaro ha sposato un uomo cieco fin dalla nascita e ha accolto nella sua povera casa pure la sorella del marito, anch'essa cieca. Il terzo premio di 200.000 lire va alla famiglia Gandolfi. Gildo e Angiolina Gandolfi hanno avuto 3 figli, tutti e 3 affetti da morbo blu. I primi 2 sono morti, il terzo, Carlo, non può fare nemmeno pochi passi senza correre rischi gravissimi, perciò i genitori lo portano ogni giorno in spalla a scuola e a passeggio. Donna Carla Gronchi lascia l'Istituto San Paolo dopo la toccante cerimonia che invita gli uomini a credere nella bontà.